E adesso vi parliamo di Raffaella Mennoia e Andrea Damante. Vi dico la verità, io la redattrice di questo programma, o meglio quella che poi viene identificata come tale nei suoi ragionamenti, non sempre la comprendo. Nel senso, che stiamo parlando di un programma dove le fans e le blogger come me sono scatenate nel raccimolare sempre quelle informazioni necessarie. Si sa, non facciamo sempre finta di non sapere. È ovvio che sei sempre messo lì, che Andrea Damante poi tutto insieme ne metti giusto un paio, o per nulla è ovvio che un paio di domande ce le poniamo. In ogni modo, Raffaella Mennoia risponde sui leak ad Andrea Damante. Delle volte leggo delle cose e rimango sconvolta. E aggiunge sempre la stessa su Instagram. Perché dovete pensare e dire che ci sono dei problemi tra me e Andrea? No, nel modo più assoluto. E manda un chiaro invito a Andrea Damante, chiedete anche al diretto interessato che vi confermerà quel che sto dicendo io. Uno scrive in libertà e può dire delle cose senza un retropensiero. Per la cronaca, a me è sfuggito, oppure il diretto interessato al momento non ha fornito alcuna risposta. E conclude in questa maniera. Anche il post che ho messo ieri non era rivolta a nessuno, veramente. Mi dispiace che abbiate tanti risvolti, che in realtà non ho io. Potrei essere più attenta, ma non posso essere attenta a ciò che pensa qualcuno di voi. Il post in questione era questo. La sottoscritta sul post in questione, al contrario di altre blogger, non ha scritto nulla, ma non perché, perché insomma l'ho battezzato, eccola là, il solito messaggio fra le righe contro Sara Afifella. Ma che vi devo dire, al momento non c'è nulla, si parla di un ritorno in studio di Andrea Damante, il motivo non è dato. Certo, se Andrea ritornerà Uomini e Donne, dal comportamento di Gianni Sperti e Tina Cipollari capiremo subito se è in buona o meno con la redazione di Uomini e Donne.